Grazie signori, mi fa molto piacere vedere tanti amici, molte facce note e soprattutto di parlare del generale Luigi Broglio di questi 60 anni del San Marco, qua, di questi 60 anni del San Marco. Io non mi dilungherò molto perché credo che ci siano qui persone che hanno conosciuto il generale Broglio molto meglio di me e quindi potranno parlare di più, però noi, il nostro nome è Sezione Roma 2, Luigi Broglio dell'Associazione Arma Aeronautica. Quindi quando ci siamo costituiti nel 2016 abbiamo deciso di intitolare la nostra sezione a Luigi Broglio. Eravamo interessati di attività aerospaziali e quindi Broglio ci sembrava, e poi molti di noi aeronautici, Broglio ci sembrava un nome importante, che poi non era, diciamo, nessuna sezione dell'Associazione Arma Aeronautica era intitolata a Luigi Broglio. E perché abbiamo scelto il generale Broglio? Perché riteniamo che sia stato un grande scienziato, io direi un grande generale e un grande uomo, cioè dal punto di vista umano era grande, come era grande in tutte le altre cose. Un grande leader, perché ha impostato il progetto San Marco partendo da zero, l'ha ideato, l'ha impostato, l'ha portato avanti. E quindi rappresenta un po' le competenze e i valori che noi attribuiamo alle attività aerospaziali in generale e che Broglio ha impersonato in pieno nella sezione Chi siamo della nostra, diciamo, del nostro sito. Io ho riportato una parte di quello che ha scritto il dottor Giorgio Di Bernardo Nicolai, che sto cercando di se me lo permette Giorgio, ve la leggerò perché ritengo che sia importante. Un attimo solo che questo per parlare soprattutto delle qualità umane del generale Broglio. Nel libro, e quindi in risposta alle domande del dottor Di Bernardo, lui risponde: mio padre voleva che facessi il medico. Tante volte negli anni mi sono chiesto se avrei potuto fare più del bene seguendo i suoi suggerimenti. A mia scusante c'è da dire che tutto quello che ho fatto ho sempre cercato di farlo pensando al bene degli altri e al prestigio del nostro paese. Nel campo della ricerca ho sempre cercato di fare le cose in modo economico, ma forse sarebbe stato più utile sviluppare un grande programma. Comunque quello che ho fatto l'ho fatto perché ci credevo, pagandone il prezzo in prima persona. Per esempio, sono portato a lavorare da solo, eppure per creare una scuola, una cultura, una tecnologia, ho accettato di fare anche cose amministrative che non amo e ho abbandonato un campo, quello aeronautico, di cui ero padrone, per entrare in un mondo nuovo di cui non sapevo nulla. Quindi questo era il generale Broglio e noi tutti speriamo di emularlo almeno in parte con le nostre azioni. Io ringrazio tutti voi e vi auguro un buon ascolto e una buona serata con questa conferenza. Grazie. Grazie Nino. Io non credo di dover aggiungere molto, se non qualche raccomandazione di carattere tecnico.
in effetti con la tecnica dei microfoni non sono molto a mio agio. Dicevo, siccome noi stiamo riprendendo questo convegno e intendiamo utilizzarlo anche in seguito, soprattutto per passare il messaggio ai nostri giovani, vi chiediamo cortesemente di avere cura, di avere sempre il microfono a portata, perché la registrazione diversamente ne risentirebbe. Questo giusto così per chiedere la vostra collaborazione, il vostro aiuto. Per quanto riguarda il convegno, innanzitutto consentitemi di aggiungere il mio saluto di benvenuto alle gentili signore e ai gentili ospiti che hanno accettato il nostro invito. Vedo in fondo alla sala il colonnello Cervone che ci ha raggiunto con un po' di ritardo, però noi siamo contenti lo stesso che ce l'abbia fatto. E a tal proposito io vi devo anche anticipare che il generale Floriani, il capo del quinto reparto comunicazioni, come il colonnello Cervone, sono tutti impegnatissimi e devono centellinare il loro tempo per cercare di essere omnipresenti. Prego. Detto questo, benvenuto, buongiorno, buonasera anzi. Avevo appena fatto una raccomandazione per le presentazioni. Dicevo, il nostro compito principale ovviamente è quello di trasmettere un messaggio e credo che abbiamo la fortuna in questa nostra opportunità, volontà di creare un messaggio per i giovani, di avere una selezione di relatori, consentitemi, di tutto rilievo, non solo perché hanno vissuto direttamente alcuni l'esperienza, altri stanno seguendo le orme, tanti ne sono fieri come italiani e giustamente bisogna esserlo, e quindi con il loro aiuto e la loro collaborazione contiamo di poter convogliare questo messaggio, che io dico di speranza ma anche di stimolo, perché i nostri giovani qualche volta sono un po' troppo remissivi, portati a lamentarsi e rinunciare, che è una cosa terribile, specialmente per quell'età. Noi cerchiamo di fare questo e speriamo di riuscirci con il vostro aiuto. Ma siccome voi non siete venuti qui per ascoltare me, io passo subito ai fatti, anche perché già sono stato un po' bacchettato per i ritardi, non faccio nomi, ma io ho pure detto sono d'accordo, date addosso al coordinatore, in questo caso anche moderatore, non vi fate problemi. Ho imparato ad avere le spalle larghe, quindi me le piglio con benigna attitudine, non ne voglio a nessuno.